Buongiorno amici di Chicchi, buongiorno a tutti, nuova puntata, qui oggi siamo a Matera. Allora, siamo a Matera, ci sono arrivate diverse mail di cittadini materani che hanno ricevuto le multe, le contravvenzioni dai vigili urbani, alias polizia municipale. È giusto, la funzione della polizia municipale è quella di fare le contravvenzioni, quindi le violazioni al codice della strada, è giusto, perché... Materani, se voi avete avuto le multe è perché qualcosa avete fatto, non è che vi hanno fatto le multe così a che di cane, divieto di sosta sul marciapiede, doppia fila, insomma è giusto fare le multe, ma quello che contestano la maggior parte dei materani non è tanto, diciamo, il modus vicemblone e maccheron della contravvenzione in sé per sé, è il metodo, cioè prima, per una questione di cortesia, per una questione di sensibilità, i vigili, no, si fermavano, vedevano la macchina in divieto di sosta, fischiavano, pipì! Cioè davano la possibilità, come dire, un gesto di cortesia, perché tutto sommato non è che il vigile è così cattivo, feroce, da fare la multa a prescindere, quindi il buon senso, il bon ton, la cortesia, la sensibilità, no? Il vigile si ferma, fischia, se dopo qualche minuto non viene nessuno, allora fa la contravvenzione e lascia il preavviso, no? Lascia la carta sul tergicristallo affinché il malcapitato guarda la multa e poi nei 5 giorni può avere lo sconto, mi sa del 30%, e non paga le 15-20 euro di spese di raccomandata. Adesso che cosa dicono i materani? Da quando sono stati assunti in via determinati, però ci sono già proroghe, secondo me chi se ne arriva fino al 2019 senza aver fatto il concorso, ci sono dei vigili potentini, no? Perché giustamente noi Matera siamo schiavi di potenti, quindi da dove li dovevano assumere? Da potenti. Allora, non essendo forse molto sensibili, questi vigili potentini praticamente addirittura passano con la macchina, prendono il numero di targa e se ne vanno, cioè non si fermano nemmeno. Addirittura cittadini mi hanno chiamato che stavano dentro la macchina di sera in divieto di sosta alle 21, quando magari alle 21 già puoi parcheggiare, e dopo un mese si sono viste recapitare, no, la multa a casa. E non mi sembra giusto, cioè uno, diciamo, hai, come dire, violato le norme del codice della strada, è giusto avere la multa, ma c'è modo e modo per contestare una contravvenzione. Nel frattempo è passato un motorino senza marmitta, qui andavano 80 euro di multa per marmitta non omologata. Allora a me mi è venuta un'idea, voglio fare una simulazione, voglio fare un corso di bon ton, di buon comportamento a quei vigili, forse pochi a Matera, che non sono molto sensibili. Vediamo un po', abracadabra. E voilà! Mi sono trasformato in polizia americana. Ma io amo la polizia americana, i chips. Vi ricordate i nostalgici, diciamo i quarantenni, cinquantenni, quella serie televisiva che si faceva, i chips? Ti ricordi? Dove si faceva? In quale città? A San Francisco, Maurizio, non ti ricordi? Sulle strade della California, quindi era in California. Allora adesso facciamo, no, un corso di bon ton, di comportamento, no, ad alcuni vigili, no, su come bisogna sanzionare, no, i cittadini che non rispettano il codice della strada. Come on! Allora, come potete vedere dalle immagini, qui siamo in un marciapiede in via nazionale. Non, cioè, c'è un divieto di sosta, ma per di più parcheggiano sui marciapiedi. Cioè, non siamo a Napoli, siamo a Matera. Allora, se vediamo che cosa succede. Ecco, come potete vedere, ripeto, qua siamo, c'è un marciapiede che dovrebbe essere pedonabile. Allora voi di grazia, no, fatemi un esempio su come, se dovesse venire un disabile qua, se dovesse passare un disabile col carrozzino, mi spiegate un po' come fa a passare qua. Metti la cintura, bello! Cioè, mi spiegate come fa a passare se, cioè, qui il marciapiede è interamente occupato dalle macchine. Allora io dico, i vigili, invece di fare la multa subito, fate come ho fatto io. Si fischia, escono, si dice, oh, guarda, cortesemente,
togli la macchina, perché altrimenti ti sanziono, ti faccio la multa. Diciamo che questa puntata è un po' a doppia entrata. Scusami Maurizio, senza prendere le targhe per la Price, ma guardate un po', ma secondo voi è mai possibile, no, che un cittadino con un carrozzino, con una sedia, deve passare in questo modo barbaro? Cioè la gente, cioè, se ne fregano altamente, cioè parcheggiare le macchine sul marciapiede incurato, cioè se ne fregano veramente altamente. Vogliamo fare adesso un altro punto dove sono le macchine parcheggiate a Matera? No? Oh, ma pare bella! Ma sai a chi somiglio, Maurizio? I village people, no? Scommetto che l'hai già messo una... somiglia? Aspetta, come faceva? Faceva così, Mauri, aiutami, che io già... faceva così. Vogliamo andare a un altro punto a sanzionare? Che dici, andiamo? Andiamo. Ok, siamo qui, via nazionale, c'è una macchina sulle strisce. Maurizio, io ho l'impressione che qua non ci caga nessuno. Cioè, che tutto casino di poliziotto americano. Cioè, niente proprio. Comunque, diciamo che il discorso è questo, Maurizio, segui, voglio vedere se qua si sposta qualcuno da qua. Cioè il discorso, sapete qual è? Che praticamente quando, ecco, vedi, ora si sta spostando la macchina. Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? Il discorso, sapete qual è il discorso? Che ho fatto una simulazione, cioè quando la polizia municipale, no, si trova in situazioni dove ha riscontrato, ha acclarato che ci sono delle auto in sosta vietata, cioè che hanno violato il codice della strada, questo fischietto proprio non è roba, è il fischietto di Trump, cioè non serve proprio, non fischia proprio, cioè basta un una fischiata, se non intervengono subito allora gli fate la multa. E quando gli fate la multa, cortesemente, lo so che non siete obbligati, che loro sono, cioè dice, noi non abbiamo l'obbligo, lo so, però c'è una differenza tra la cortesia, tra il bon ton, la sensibilità e l'obbligo. Cioè, a questo punto non ci perdete niente a lasciare il preavviso di contestazione della contravvenzione. Cioè, come dire, avvantaggiate il cittadino che invece di spendere poi soldi per la raccomandata può benissimo dopo 5 giorni pagare con il 5%, con, mi sai, il 30% in meno di sconto. Vabbè, allora io da, oddio, per questione di tempo mi fermo qui in via nazionale, però sapete benissimo che a Matera ci sono tantissime altre situazioni di diciamo violazione del codice della strada, che parcheggiano dappertutto, vedete, sono marciapite, sono passacarra, un casino. Cioè non è questo il caso, io non è che adesso voglio fare il vigile, ho soltanto fatto un wish and bone, ma che non, di simulazione. Vabbè, per oggi è tutto. Da Matera è tutto, amici di Chicchicchi, state voi buoni. Vediamo se mi fanno passare alle strisce.